aspetta, scusami. Rimango sul podio. Corri sul podio. Buonasera. Come a stai? Tutti. Ciao Mauro. Gran forma, eh? Ciao. Ah. Questa bella ragazza chi è? Abbiamo una... Lo sciamo, però diccelo tu. Questa è Brigitta, la mia prima figlia. Brigitta, la Grazie. Prima figlia, la prima metti sul podio, vieni. Ti aiuto, è qui, è sempre un po'... sempre a rischio. Guarda, guardali. Ciao, Super Mauro, come va? Come stai? Bello. Sei bella, bionda naturale. Se sei in preghiera posso interrompere... Sì, sempre. Siamo in preghiera per Albano. Sempre in preghiera per Albano. Per Albano. No, prega per te che va bene. Prega per te che c'hai da pregare. E ce l'hanno tolto da Sanremo. Ah, perché non fa Sanremo? Che dici di questa cosa? Eh? Che dici di questa cosa che non fa Sanremo? Bah, io invece credo, io come dire, gli ho dato un'accezione positiva, nel senso che sono certa che Amadeus, forte del grande successo dello scorso anno, ha voluto lasciare intatto quella che era questa meravigliosa, insomma, esibizione dell'anno precedente. Quindi penso la non legge volesse... in positivo. Certo, assolutamente sì, è una conferma per Albano. Che poi c'è un sacco di concerti da fare, certo. È impegnato pure col trattore, con l'azienda, ho letto stamattina che sta Beh, tra c'è quelli più di che qualcuno protestano, impegnato eh? In queste proteste, certo. E forse anche... credo che abbiano, insomma, le loro buone motivazioni. Sicuramente hanno le loro ragioni, certo. Vedremo dove andremo a finire. Torniamo al podio della vita. Brigitta, che è la figlia del tuo primo matrimonio, no? Certo. Brigitta, attraverso lei ho conosciuto la maternità. È una ragazza che, grazie a Dio, insomma, mi ha dato tante soddisfazioni, continua a darmele. È una ragazza in gamba, ha seguito il suo percorso di studi, poi il suo percorso professionale. E adesso è felicemente sposata. È felicemente sposata. Ma è vero che è tua figlia, ma a volte anche un po' mamma. Anche un po' tua mamma in qualche modo. Allora, ero veramente giovane quando Brigitta è nata. Quanto avevi? Ma nemmeno 20 anni. Quindi insomma sicuramente non tantissimi. E quindi sì, poi col tempo è stato un rapporto molto, molto vicino, avevamo nemmeno 20 anni di differenza e quindi è stata una sorta di sorella, però nel senso bello, perché io non credo nel ruolo, insomma, della mamma è mamma, i figli sono certo. Figli. Però c'è uno scambio sempre con i figli, no? Alla fine si impara anche, no? Certo, assolutamente sì. Ma anche dai piccolini io imparo tantissimo. Sì. Anzi, perché è chiaro che poi, come dire, cambi tutto e cambi velocemente. Certo. Quindi attraverso i figli io ringrazio il fatto di avere figli, mi permette comunque di conoscere nuove realtà certo. In costante e continuo certo. Movimento. È un mondo che va velocissimo. È un mondo velocissimo che io attraverso loro riesco in qualche modo a partecipare, certo. a volte con grande difficoltà, perché è chiaro, sono delle realtà il più delle volte a me sconosciute, sì. Però mi avvicino e cerco proprio, c'ho la voglia di conoscere il loro sì. Mondo, ti nascondo, non con poca fatica, però certo. Lo faccio. Che cosa ha di te lei? Di me... Guarda, a tanto... Mauro dice la bellezza. Tua sorella qualcosa ha iniziato anche, no? Sì, che poi la cosa buffa è che mia figlia, la maggiore, Brigitta, somiglia tantissimo alla mia gemella Raffaella. La sua maggiore invece, Federica, che adesso compirà 31 anni, invece somiglia moltissimo a me. È Bene. Come se le due gemelle si fossero invertite. C'ha ragione, si fossero invertite. È come se Brigitta fosse figlia della mia gemella e Federica fosse mia figlia. Senti, ma col succede, papà, i geni fanno questo. Col papà, quindi col tuo ex marito. Insomma, che rapporti siete? Perché poi dopo, quando ci si lascia, oltretutto è una storia nata... Perché tu eri giovanissima, sì. È importante, no? Anche l'esempio che si dà nel rapporto che si ha con l'ex. Devo dirti che in oltre 20 anni, 25 anni, sono stati sempre eccellenti i rapporti col mio ex marito. È stata una persona sempre per benissimo, io con lui. Non abbiamo mai veramente
ma non c'è mai stato un mezzo attrito e quindi è una persona che io stimo, a cui voglio bene e viceversa. E devo dire anche Albano. Hai detto? Hai detto Albano? Ho detto Albano, adesso ho sbagliato. Vogliamo... Eccolo qui, tra poco, tra tre secondi, eccolo. Secondo sul podio, non poteva mancare Albano. E dice Albano, dici Sanremo. Scusami, solo un secondo, Loredana, perché abbiamo, ci chiedono la linea da Sanremo, giusto? Marocchi? Ci sei? Un attimo, masso meno, Marco! Io ti sento ma non ti vedo. Sto preparando. Appena possibile entriamo. Mi senti ma non mi vedi. Eccoci, okay. Eccoci. Attenzione, sentiamo le voci. Adesso arriva. Intanto allora torniamo qui. Proviamoci. Albano... C'è una, com'è nata la vostra storia, anche molto divertente, no? Diciamo, non poteva non esserci sul podio. Non poteva non esserci sul podio, eh? Sicuramente. Siete no. Ancora in ottimi, siete in ottimi sì, rapporti. Sì, certo, certo. Beh, la nostra storia dura da oltre 23 anni. Hai fatto i conti? In pochi, beh, 23, sì, ho fatto un po'. Beh, l'età. Beh, no, certo. Diciamo che l'età, la mia, non quella di Albano, incalza. E quindi, no, veramente, io ho molta, ogni tanto qualche dimenticata. Però sono 23 anni e quindi magari per i più che poco ci avrebbero scommesso su questa unione, diciamo, sono stati in qualche in modo smentiti. Diciamo, è andata oltre ogni aspettativa, sicuramente è una storia che comunque ha una storia normalissima, noi litighiamo tantissimo, abbiamo sempre litigato, cioè è una, forse che qualcuno mi dice ma 23 anni sono tanti, alla fine tu sei 23 anni con Albano, è quasi un quarto di secolo, effettivamente sì. E qual è il segreto di questa storia? Non esiste nessun segreto, è la normalità, la quotidianità, la vita di tutti i giorni, la famiglia. E forse anche ci accomunano tanti valori comuni, molti più di quelli che si possa immaginare a dispetto della differenza di età. Certo, quello poi è la base, no? Se un rapporto sì. se hanno valori diversi non può durare. Ma è divertente come è iniziato questo rapporto, perché a volte andava tua sorella gemella a prendere a scuola tua figlia e Albano andava a prendere la sua di figlia, solo che tu sei molto espansiva, no? Come carattere, sì. Tua sorella meno, quindi Albano, pensando che foste la stessa persona, cioè, certe volte vedeva una persona così espansiva e altre volte invece una che si ritirava un po' in sé, quindi non riuscivo a capire, poi a un certo punto che è successo? È vero, incontrava una persona in alcuni giorni più estroversa, più simpatica, più espansiva, in altri un po' più mia sorella un po' più riservata, quindi un po' più... E allora si chiedeva come mai questa persona fosse così caratterialmente altalenante. In realtà non si trattava di un'unica persona altalenante, ma erano due. Torniamo ad Albano. Torniamo ad Albano, torniamo soprattutto a Loredana. Torniamo a Loredana. Beh, ma i ricchi e poveri, che meraviglia. Albano ci interessa di più. La colonna sonora. Ok. Albano! Basta il nome. E c'erano tanti nomi. Albano! Grandissimo! Grandissimo! Qui chiamano la standing ovation. Ancora Albano! Ci dobbiamo alzare. Pure loro in piedi, vedi? Senti, comodi. Senti Loredana, ma di Albano qual è la canzone che ti piace di più? Perché questo non... Giusta c'è domanda. Una canzone... Allora, ce ne sono tante, devo dire, tante, e molte delle quali sono meno conosciute rispetto a tante altre, però una che mi emoziona particolarmente è quella che ha scritto per i nostri figli, si chiama Jasmine, che è per Jasmine e per Bido, Albano Junior detto Bido. Quello è un brano che veramente mi emoziona tanto. Tanto salutiamo naturalmente Domenico Marocchi, ci vedremo sabato. Ma c'è una canzone che ha dedicato a te o che ti ha detto di aver dedicato a te? O te l'aspettavi? Più che lui, ogni tanto dal maestro Alterisio Paoletti, che è il suo direttore d'orchestra, e lui più che altro a dirmi, ma quel brano Albano l'aveva dedicato a te. Ah, te lo rivela, vedi? Qui te l'ha fatto ascoltare, sì. Ti è piaciuto? Molto. Questo è bello. Non so se vuoi dire qual è?
No, dai, teniamo no, questo minimo mistero. Velo di mistero. Senti. Non ricordo il titolo in realtà. Che parola, Dana, divertentissima. Allora, mi ha colpito questa tua scelta, questa sul podio, la terza persona è tua sorella Raffaella. Dici allora, tutto. Raffaella, Mauro la citava prima perché sì. Lui conosce molto bene il rapporto che ci lega. È un rapporto, lei è una sorta di alter ego per me, è una sorella ma è anche un qualcosa di più, è un rapporto molto bello che molto ti dà e a volte anche molto ti toglie, perché io ho sofferto anche tanto, quando lei si è sposata addirittura a 18 anni, ancora più giovane. E io ho sofferto veramente tanto la sua mancanza, stacco. Questo distacco è stato per me traumatico. Però in compenso ho avuto tanto dalla vita che ringrazio di essere certo. Nata gemella. Avrei tanto voluto due figli gemelli, però si sa, i gemelli saltano una generazione sì. E quindi niente, non li avrei potuti avere, immagino. Quindi c'è però un legame fortissimo così. Naturalmente sì, con, un legame veramente con lei. Molto molto forte, è una presenza costante nella mia vita, senza nulla togliere agli altri miei fratelli, perché certo. Noi siamo una famiglia, devo dire sono fortunata, grazie a Dio, una famiglia molto unita, noi siamo molto vicini, anche gli altri due fratelli, vabbè il maschio è come fosse un terzo gemello perché abbiamo appena 12 mesi di differenza, quindi siamo cresciuti tutti e tre insieme. Dopo 15 anni c'è stata questa bellissima sorpresa dell'arrivo di nostra sorella Amanda e riusciamo a goderci questa bellissima cosa che è la famiglia. Grazie. Io ho 50 anni, mi avvicino ai 51, però più passa il tempo e più mi rendo conto che veramente la mia famiglia di origine è stata proprio una cosa bellissima, un elemento importantissimo e che ci sarà sempre fino all'ultimo giorno della mia vita. Bellissimo. Loredana Lecciso, il podio della sua vita.